nuovo organigramma e nuovo funzionigramma. Così l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi punta a riorganizzare la macchina organizzativa del personale. Un nuovo metodo di lavoro, dice l'assessore Zaira Sottanelli, che andrà a valorizzare il lavoro di tutti i dipendenti comunali. Inoltre, da qui al prossimo futuro arriveranno anche nuove assunzioni. Da qui nei prossimi anni siamo costretti a fare delle nuove assunzioni perché siamo veramente sguarniti di personale, personale interno, personale esterno, personale per la manutenzione. Ci porterà via del tempo, delle risorse, ma verrà fatto. Gli uffici saranno sempre quelli, saranno riorganizzati sicuramente meglio. Ci saranno 4 settori, non più 5. Ogni settore sarà guidato dal suo dirigente e ognuno avrà il suo lavoro ben specificato sul funzionigramma. Per tutto ciò che non è previsto verrà sempre rifatto un nuovo regolamento. Ci sono stati rinnovati gli stagionali, ci sono 2 nuove assunzioni, la stabilizzazione di uno e la ricerca di un comandante, ma speriamo che non sia l'ultima volta che venga ritoccato il personale per quanto riguarda la sicurezza della nostra cittadinanza.